Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Firewatch 2024 Edition. Oggi indaghiamo su alcuni atti di vandalismo abbastanza gravi. Intanto, sembra che le ragazze dello scorso episodio siano addirittura scomparse e assistiamo al primo grande incendio di questa calda estate. Buona visione! Ok, stiamo andando in direzione corretta, dovremo incontrare il cavo e lo dobbiamo mantenere alla nostra destra. Signori, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Abbiamo avuto un paio di giornate di lavoro molto interessanti con giovani signorine mezze nude che tiravano fuochi d'artificio, ma porca la miseria, mi hanno fatto pure passare per il cattivo. E adesso pare che qualcuno abbia tagliato il cavo del telefono, perché mai una stracocchio di gioia. Ok, dobbiamo quindi seguirlo, presumo? I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Ok, tranquilla che penso me. Sì, ma come poi li avete collegati sti cosi? Non potete collegare quello a quello? Vabbè, facciamo finta di nulla. Gli alberi in effetti sono un bel problema e considerate la difficoltà effettivamente di portare la corrente al resto direttamente qua sopra. Diamo comunque un'occhiata in giro perché la mappa è liberamente esplorabile, ve lo ricordo. Oh, ho trovato una vecchia latrina, per davvero. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Tanto tempo fa. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know... Use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Aspetta, 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 che ho visto anche una baita abbandonata. Ma guarda un po'! Mi domando a chi appartenga effettivamente. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Ok, then. No, così mi inquieti ancora di più, Delilah? Non è che mi urla tipo all'improvviso. Questa non l'ho trovata neanche nel gameplay originale. Questa proprio non me la ricordavo. Aspetta, aspetta. Una delle vecchie cassette. Mi sa che questa non è nostra, in effetti. Vediamo un po'. Direi che il codice 1234 potrebbe non funzionare. E parapapà. Invece no. Invece no, è una delle nostre. Sembrava differente dalle altre. C'è un cappello. Huh. Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Ah, posto. Makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Sì, in effetti è vero. Voglio dire, qua in mezzo al nulla sai che poche cose possono attaccarti. Cioè, magari qualche orso, ma sei un ex veterano della guerra di Corea, Vietnam e tutte cose, molto probabilmente l'orso stile Putin lo affronti a sberle. Ok, il cavo continua in quella direzione. Ehi là, c'è una torre. E è la torre di Delilah. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. Sì, in effetti è stupido, eh? I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Sì, vabbè, ciccia. Cioè, scusa la franchezza, eh. Non è che se anche mi copro gli occhi improvvisamente nel cuore della notte il fuoco è talmente tanto forte che, oh mio Dio, non l'avevo visto. Cioè, mi pare un pochettino eccessivo. Allora, vediamo di accelerare il passo. La zona da questo lato è... Rumori improvvisi, mi sono cacato. Dicevo, è molto più brulla del previsto. C'è una vecchia cassetta. Sento ancora rumori strani, frusci strani nel... Vabbè, facciamo finta di nulla, è la paranoia, è normale. Dopo un po' che sei da solo, in montagna, in mezzo al nulla, in un posto dove chiunque potrebbe farti del male e nessuno saprebbe mai quello che è accaduto, penso che sia normale che la paranoia cominci ad avere la meglio. Per questo dico che a mio avviso, l'avevo iniziato il discorso dello scorso episodio, dovrebbero esserci due persone per singola guardiola. Se si capita qualcosa, l'altro può darti una mano, altrimenti in questo caso devi aspettare i soccorsi. Vabbè, al giorno d'oggi la situazione è leggermente differente, voglio dire, con i sistemi di comunicazione e tutte cose. Ma voglio dire, qua siamo nel bel mezzo degli anni 80, quindi, e voilà. Vediamo se troviamo qualcosa di utile, faigo ed interessante. Allora, prima di tutto aggiorniamo la nostra mappa. Si sa mai che voglia farmi un bel giro della zona. Qualcuno ha lasciato una pigna. Perché c'è una stracocchia di pigna? Non inquinatemi le cassette! Devi lanciare con un po' più di forza, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo trovato una nota tra Ron e Dave. Chi sono questi ragazzi, Ron e Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. Wow. Somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Wow.
Al tempo delle Polaroid, il send nudes moderno effettivamente ancora non era applicabile. Ad ogni modo, Dave, ehi, ho letto la tua nota sul dobbiamo parlare e mi dispiace se non sono riuscito a rintracciarti. È tutto il giorno che ti cerco. Ho pensato che fossi vicino al canyon ad aiutare quegli studenti, ma penso di essermi sbagliato. Ad ogni modo, non so nemmeno se avrei potuto essere d'aiuto. Siamo colleghi, sai, amigos profesionales. Se ti serve qualcuno con cui lasciarti alle spalle qualcosa e fare viaggi nel tempo, Ron è il tuo uomo. Ma non sono bravo con le cose della vita, ormai l'hai capito. A più tardi, Ron. E questo era il tipico modo di parlare dei Ron degli anni 80. Aspetta che continuo a premere shift istintivamente. Oh oh, amica mia, da quanto tempo che non ti vedevo, guarda un po'. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Già, sono state sicuramente loro, quelle bastarde. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman. Ok, vediamo un po' se il guasto si trova. Sì, vedo che il cavo si interrompe laggiù. Fatemi vedere che non ci sia altro, che mi piacerebbe esplorare quasi tutto. Non so se l'ho fatto 4 anni fa. Ok. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Beh, di sicuro ci sono altre lattine di birra. Sì, ma non posso star qua a pulire tutto il giorno. Cioè, tecnicamente sì, è più o meno il mio compito. Non dico nulla. E... oh, le bastarde. Vai all'inferno. Sì, chiaramente sono state loro. Ma hanno anche lasciato le mutandine, ma che gentili. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Laila? Yeah, the thing is, doesn't look like the wind. No, per niente. It was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Non ti biasimo, in effetti. Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Ah, basta che mi denudo allora. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. Sì, in effetti. Start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Okay. Another big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ok, la zona da questo lato è un pochettino più verdina, quell'altra era più brulla. Sono montagne abbastanza particolari, la conformazione, la natura e il resto sono molto differenti rispetto a quelle a cui noi europei, tra virgolette, siamo effettivamente abituati. Ho preso una strada parallela. Oh, vedete che abbiamo scoperto cose, in effetti. No, c'è tipo un grandissimo canyon, ma che grande fregatura. E questa? C'è una strana funivia. Delilah, ho scoperto cose. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. Oh, ma va? No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Okay. Aiuto, un'emergenza! Help! Oh God, it's an emergency! Oh really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Altamente improbabile. Yes. Holy moly! I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. Addirittura. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Dannazione, ci ho provato. Man. Ok, Ciccio, presta attenzione, basta cazzate, che sennò voliamo di sotto. Allora, abbiamo trovato uno zainetto. Aha. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Brian Goodwin. Ah, c'è anche il nome sopra. Strano, chi è che mette il nome sullo zaino?
Mi sono accecato tantissimo, porca la miseria. Abbiamo la macchina fotografica e corde. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Ok, aspettate. Sicuramente un ex amante. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love... No, ma come? Aspetta, non me l'aspettavo. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. Oh, guarda. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Vuoi portare i figli qua fuori? You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Ok, abbastanza particolare. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah. But I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. Haha, è vero. No, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Sì, all'epoca le foto andavano sviluppate. Oh, che mi ha... No, mi ha tipo super mega spinto indietro. No, non sto scherzando, guardate. Ora ci clicco. Aspetta. Io non ho fatto nulla, mi dice, non toccare, fatti i cazzi tuoi. Facciamo finta di nulla che è meglio, ci sono le possessioni demoniache. Cosa stai parlando, scusa? Ah, mia moglie, mi ero dimenticato che gliene avevo parlato. She's got Alzheimer's, like, dementia. Wow, how old was she? Is she? She's alive, she's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Oh mio Dio. Devastante, questo è poco ma sicuro. Devastating? Especially for her, you can understand. And for you. Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Yeah. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Questo promette bene, in effetti. No, volevo comunicarti, ciccia, dove poi è? Ah, eccolo laggiù, che ho visto una... Oh, ora non posso segnalarla da qui. C'è comunque una colonna di fumo. Ho capito, gioco. Non c'ho voglia di scattare una fotografia. Cioè, teniamo da parte il rullino. Quila! I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Cosa ha detto, scusa? Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't. But I do sei now. Del 1800? Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Ok, abbastanza particolare. Hey, flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Ciccia, c'è un'area abbastanza particolare della foresta leggermente bruciata. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Ok, vediamo se riesco a intravedere oltre questa montagna la cosa di fumo. E direi che abbiamo effettivamente una direzione in cui andare. Sì, non posso star qua tutto il giorno a gironzolare per i boschi. Bello, eh? Cioè, dal punto di vista naturalistico, sto posto è meraviglioso, dico nulla. Ok, alleluia, alleluia. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Okay. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do.
A posto. Finalmente sappiamo dove andare. Aspettate che... Per fortuna che quel Brian Goodwin ci ha lasciato così tante corde. Altrimenti saremmo stati belli che fregati. Visto l'incidente dello scorso episodio, vorrei evitare di ritrovarmi la schiena fratturata di nuovo. Sapete com'è? E... A posto. Ok, sì, possiamo anche raccontarglielo. È molto ficcanaso però lei, eh? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty and that was it. Oh, you were brave. I was drunk. Molto ubriaco, aggiungerei. Peraltro, ciccia, aspetta, non ho più la comunicazione del canyon, aspetta. Ecco qua, l'ho riottenuta, vai. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. È il corso d'acqua più piccolo che io abbia mai visto, porca la miseria. Dobbiamo essere nella stagione estiva, pertanto l'acqua è inferiore. Probabilmente durante le stagioni delle piogge sicuramente ci sarà una portata nettamente maggiore. Carino comunque, è un posto molto intrigante ed interessante per fare delle scampagnate. Ammetto avrei una paura cagna, che voi non ci avete idea, ma lasciamo stare che è meglio. Possiamo passare da sotto o da sopra? Ma ovviamente da sopra, perché se sotto c'è un orso non lo noti. Loon, hai così tanta paura di morire? Non so, ma quantomeno diciamo che vorrei continuare a vivere. Non mi spiacerebbe proprio per niente. A parte che saremmo dovuti passare. Ciccio? Bravo. Dicevo, probabilmente da sopra. No, potevo passare sotto il tronco e avrei comunque raggiunto questa location. Beh, si sono impegnati parecchio a realizzare questo gioco. Delilah? Tipo proprio una cifra? Smarrito la via. Ah, ok, io sono a Thunder Canyon. Ah, è una strada parallela per John C. Lake. Oh, mi sa che ho sbagliato strada. Porca la miseria, perché noi dobbiamo andare a Five Mile Creek. Forse ci sarà un sentiero secondario. Vabbè, non abbiamo modo di tornare indietro allo stato attuale, quindi per adesso continuiamo a dirigerci in direzione del lago. Vediamo un po' se c'è una scorciatoia, una barchetta. Oh, lo so, qualcosa che posso... Sì, eravamo qua! Lo scorso episodio con le ragazze che mi hanno perculato, io che gli ho buttato il coso nell'acqua. Ah, bei tempi, figlioli, bei tempi. Ah, adesso ho visto, possiamo mettere effettivamente la nostra corda lì per scendere in questa direzione. Quindi sì, tecnicamente stiamo andando in direzione corretta. Ah, per un secondo avevo smarrito la speranza e mi stavo preoccupando veramente un sacco. Sì, ammetto una delle mie... lì dove sono spaccato la schiena. Dice, una delle mie, chiamiamole fobie tendenzialmente. Non lo so. La differenza fra paure e fobie, più che altro, è che una paura è motivata, una fobia è genericamente immotivata. La mia fobia per gli scarafaggi è immotivata. La mia paura per le altezze è molto ma molto motivata, perché non è tanto che ho problemi con le altezze, ho problemi con la superficie che raggiungi qualora precipiti da grandi altezze. Come ho detto, no, il problema non è cadere. Il problema è quando raggiungi la parte inferiore del tutto. Ma vabbè, dettagli. Ok, da questa parte quindi non siamo mai stati. Stiamo aprendo veramente un sacco di percorsi. Come avranno fatto quelle ragazzine ad arrivare? Aspetta, stagione... Si chiama proprio stagione degli incendi? That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. Delilah, ci stai provando con me? No, non penso che tornerò da lei a sto punto. Voglio essere onesto con voi, non penso che lo farebbe. I'll probably just head back to Boulder and... I don't know, I'll figure out what's next. Maybe I'll move. No. You should go see her. Yes, you love her. If she remembers me... I know I don't know anything about your situation, but I think you should go or you'll regret it. She'd love to see you. I think you should go. È una questione abbastanza particolare e difficile, voglio dire. Penso che nessuno potrebbe permettersi di giudicare una persona in questo caso. Ognuno ha il diritto di viverla come preferisce. Allora, vediamo di tirare giù eventuali informazioni della zona. E il volantino di una persona scomparsa? Wow! How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and...
realize it was a bad idea. Ok, disturbo post-traumatico da stress. Beh, dopo la guerra è anche probabile che sia accaduto, eh. PTSD, that doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Ok, ex militare, anche abbastanza ovvio. Ad in mano Delilah! Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's, lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? Mi sembra un po' una cagata. Per davvero? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Sì, sì, l'ho visto, è lì sulla sinistra. Sono luoghi veramente uno più bello dell'altro. Allora, se continuiamo in questa direzione, dovremmo poter raggiungere le bastarde. Stavolta i fuochi d'artificio. Ma che bella cascatella, glieli piazzo in quel posto. Fammi dare giusto un'occhiata. A questo punto facciamo il turista. It's a really nice waterfall down here. Wheela. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Sì, a quanto pare denudarsi gli piaceva veramente un sacco. Ok, sì, la zona deve essere chiaramente questa. Ho notato un frammento di tessuto abbastanza particolare su un albero. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Ok, è strano che sia arrivato fin là sopra. Ok, vediamo se riusciamo a scoprirne l'origine. Sembrerebbe un frammento di tenda, se dovessi ipotizzare. Ehi là! C'è qualche ragazza mezza ignuda? Oh, sì, direi che siamo arrivati, figlioli. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Di nuovo. It seems like it. I swear they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Area giovane. Ah, la teen zone. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? In posti brutti, lascia stare che è meglio. A magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Beh, almeno abbiamo ritrovato le mie lenzuola, mi consolo. Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Le bastarde. Sì, ma sono rimaste qui chissà per quanto tempo. Beh, un paio di giorni al massimo. Pensavo che fosse stato il tizio con la torcia l'altra volta. I fusti pericolosi. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you? It's another one of those magazines. Senti, anch'io posso fare il comico quando mi pare piace Delilah. Full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. A sto punto io me le porto via perché se le ragazze se ne sono andate, oh oh, perché le ragazze sono schiattate di questo passo, una tenda distrutta. The tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. Sì, in effetti. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Ok, o è venuto qualcuno a fare rituali satanici e via dicendo, o questi hanno beccato veramente un cocchio di orso o altro. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Già, non promette decisamente bene? Oddio. Un sacco a pelo lasciato lì. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Aspetta che scatto una foto intanto. Perfetto, prevenire è meglio che curare. Devo pararmi il culo pure io in qualche modo. C'è anche una nota indirizzata a me, ma che gentili. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Caro psicopatico, spero che tu sia Bip felice. Noi ce ne stiamo andando e abbiamo intenzione di recarci dalla polizia per riferire quanto tu sia stato maniaco con noi al lago e come tu abbia distrutto il nostro accampamento e tutta la nostra roba. Oh, rubarci le mutandine è stato un errore madornale. Tu probabilmente sei un Bip pazzo omicida con un'ascia, ma ora stai per andare in carcere. Spero sia valsa la pena di fare lo Bip per qualche fuoco d'artificio. Bip. Ok, sì, no, molto 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 gentile. Però mi hanno lasciato anche dei documenti scritti, pertanto okay, questi... Yeah. Let me know what it says. Li archivio io della serie prevenire, è meglio che curare. Well, they're gone, for sure. Well, what's it say? Ok, senti, cerchiamo di essere onesti. It's threatening to call the police.
police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? No, ma non è vero! Ho solo rubato loro il cuore, questo è vero. No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Ma non le ho neanche palpeggiate stavolta. I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay, I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Posso recuperare le mie lenzuola, scusate? Ok, e siamo arrivati al giorno 3. Non abbiamo iniziato alla grande. Proprio per nulla, ste ragazzine di M. Ok, abbiamo deciso di riparare finalmente quella finestra, ma ste cose non è che mi proteggano più di tanto, in effetti. Ma ci passa l'aria e l'acqua lì in mezzo. E di notte fa freddo, peraltro. Ok, scendi le scale e devo trovare... Hey, Henry? Dica? Yeah. What do you look like? Che razza di domanda così all'improvviso? Because I'm horribly superficial. Mi sembra giusto, è una valida motivazione. Se Tom Cruise. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. No, no, è 1.64. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. Più o meno. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Smoking appena posso. Tuxedos as often as possible. Oh, really? You bet. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. Good to know, Dale, yes. I dialoghi di sto gioco. I'm looking at you across the bar. What do I see? Un uomo imbriaco fracico, questo è poco ma sicuro. Adoreresti quei miei baffetti e la lunga cicatrice. Well, I have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. And you only wear tuxes. Esatto, esatto. Yeah. Are you a freaking Bond villain? I get up to some stuff, yeah. I don't think you're taking this very seriously. Ma non è vero! Ma non è vero, fidati. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Ehi! You're what? Cosa? Is that okay? Mi prendi un po' la sprovvista. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Stanchi. Dopo quello che gli è accaduto, sicuramente stanchi. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... You think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. Ci sta sempre provando con me? Absolutely. I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Ok. Beh, in effetti voglio dire che questo lavoro non è che sia poi così tanto emozionante. Non penso che ci siano grandi eventi ogni singolo giorno per la maggior parte del tempo. Stai qua appostato sulla tua torre in attesa che possa accadere qualcosa o che qualcuno ti chiami con un'emergenza o altro. Sì, questo posto decisamente non ha un aspetto molto solido. Immaginate quando tira vento e sta roba che un pochettino si muove. Cioè è fatta in legno, legno esposto al sole e alle intemperie tutto il giorno. No, io non mi fido minimamente, Ok. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Okay. In effetti... You know, I'm gonna hike around for a while before I really put my nose to the grindstone. No, 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 sto scherzando, ciccio, volevo percularti, volevo vedere se mi dicevi qualcosa. Okay, now I'm ready. Let's get to work. How are those precious few seconds of jobless freedom? Oh. Magical.
Oh mio Dio, il gioco l'aveva previsto? Giorno 9, ok. Siamo qua da un bel po' di tempo. È passata praticamente un'altra settimana ridendo e scherzando. Oh, ma guardalo che si mangia il suo bel tramezzino al tramonto. Hello Henry, having a nice afternoon? Sì, dai, fantastico. I might never leave. Well, I called with some bad news. Ovviamente. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Perfetto. Il mio primo omicidio e già hanno scoperto che... Ah, porca la miseria. Non ho fatto nulla io, ok? I didn't do anything to them. What about their camp? That wasn't me, you know that. Don't get defensive. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Sì, in effetti mi pare la soluzione migliore e tanti saluti. Yeah, don't. Yeah, that's what I was thinking. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Dopo i casini che ci hanno causato, non me ne frega niente se sei stato sbranato da un orso o trucidato da un serial killer. Cavolacci tuoi! Questo è il karma che viene a morderti il culo, porca la miseria. E che stracocchio. Non mi pagano abbastanza. Henry, wake up. Ica? Ma nel cuore della notte, cos'è? Sta bruciando qualcuno? Hanno trovato le ragazzine? Delilah, dove puoi essere? Vieni qua a dirmi queste cose. Non mi ricordo mai dove è la torre di Delilah. In teoria dovrei poterla vedere da qua. Oh, mi sbaglio io. Eccola laggiù. Delilah, non rompere le balle! Ma porca la miseria, ti vengo io a disturbare nel cuore della notte. Posso accendere la luce? Il gioco dice no. Dove poi era la radio? Ok, eccola qua, la intravedo nell'oscurità. What do you want? Tesoro! Ok, sto avendo un sogno. Chiaramente non è mia moglie dall'Australia. Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Come va l'Alzheimer? Are you having a nice time? Ecco, sì, tutto bene qui e tu? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry. Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Che conversazione un po' surreale, in effetti, eh? Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Ah, ecco, il senso di colpa. Bye, baby. Certo che Alzheimer precoce a 40 anni. Di solito l'Alzheimer dovrebbe insorgere dopo i 55 anni, da quel momento in poi. Nella maggior parte dei casi. Ok, ed è passato ancora più tempo. Dove siamo di bello? Ah, la foresta quella bruciata. Perché mi mandate sempre qua? Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Bastarda. How does that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Okay. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know my sister eats 6 prunes a day. 6. Precise, precise. Like, really precise okay. About it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Porca la miseria! Fun fact, il telone non ha mai provato mezza droga in vita sua e è un po' una cazzata, cioè penso che sia una di quelle cose che vanno fatte come esperienze sotto controllo. You called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. Non è vero? I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Più facile a dirsi che a farsi, eh. I am. Good. I'm glad. Oh, look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. Oh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. Wow. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was
was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Ma? This was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. Wow. I came out here. I lied and told my sister he fucked our neighbor. I've just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I wanted you to know. Vabbè, ogni tanto ci sta a sfogarsi. I figured you've told me so much about you. So, you know, there's something about me. We both fucked up. No, ma in quel caso... Cioè, ragazzi, voglio dire... Cosa cambia se gli resti... Se resti accanto a Giulia per i prossimi 10-20 anni? Perché l'Alzheimer t'ammazza come malattia, se ben ricordo, a prescindere. A lungo termine, comunque. Una persona che non ti riconosce tutte cose, almeno in una struttura, cioè... Lo so, è un argomento abbastanza difficile da affrontare, ma... Penso che l'altra persona voglia che tu vada avanti con la tua vita e riesca a viverla il più serenamente possibile. Questo non vuol dire amarla, semplicemente la vita t'ha remato contro. Come ho detto, sono argomenti molto difficili e ognuno la vede in maniera differente. Found the supplies. Oh, good. Enjoy. Ok, 9999. Ah sì, probabilmente la guardia lì, chi è, chiunque sia che se ne occupa, ogni volta resetta il codice. Moss Peak, Two Fork, Spruce. Vedete che ognuno ha delle scatole differenti. Potevate anche darmi un po' più di roba, eh? Per quanto devo andare avanti con sta roba? Peraltro non è nemmeno isolato il tutto. Ok. I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Avrei potuto prendere altro, per inciso. E nel frattempo sono passati ben 2 mesi. Mio Dio. Non mi ricordo neanche quando siamo arrivati qui. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Porca miseriaccia. Yeah, it's really going. Yeah. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Chiamiamolo Robo di frittella. Delilah a sto punto. So, no ideas, huh? Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Perché no? Avanti, ci sta okay, come nome. How about my middle name, June? The June Fire. Even though it's July. I like it. Sta nascendo un bel rapporto fra sti due, eh? Denudarti e buttarti in acqua. What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water and let it chill in there all day. And then on nights like tonight when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. Wow. You'd like it there. E la mia testa è grande. Scusa, ma dovrei temere per la mia incolumità fra le altre cose? Stavolta faccio scelte differenti, mi sa. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down you can just... Sì, fin tanto che il fuoco non ti raggiunge e muori fra atroci sofferenze, ma vabbè, dettagli. Yeah. I'm glad you're here. Il rogo di giugno. Mi piace che ti cambia il nome in maniera dinamica a seconda delle scelte che fai. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. Si sta facendo calda la situazione. I wish you were too. We could sit outside. We could talk.
Cosa? No, cosa? Ti prego, meglio che lo specifichi. What can we do? Well, let me tell you. Sono tutto orecchie, dimmi tutto, cara. No, ma come? Ma mi salti avanti così? Sì, finalmente la conversazione si stava facendo interessante. Magari potremmo giocare a carte. Going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and... Ma sei scema! Let me know what you find. No! There's a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Ok, ma... siete scemi? Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Sì, ha ragione lui. Come on, please. Oh, ma riconosco la zona. È dove abbiamo trovato le ragazzine. Thank you, Henry. Yeah. Aspetta, scusate, come ha fatto il whisky e i fuochi d'artificio a respawnare? Gioco? Questa non me la racconti giusta? Cos'è, sono ritornate dall'oltretomba per perseguitarmi? Vabbè, altro whisky gratis per me, quindi... Yay! Porta via tutto, ciccio. O forse qualcun altro si è accampato, ma qualcun altro con i fuochi d'artificio. Gioco davvero non me la racconti giusta qua. Bueno, gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sto gioco me l'ha mancato veramente un sacco, ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo. E lo ammetto, la maggior parte degli eventi neanche me li ricordo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi faccio sbranare dagli orsi della zona. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!